Salve a tutti, eccoci qua. Con la nuova illuminazione, spero che ne valga la pena. Oggi voglio molto rapidamente fare un videogame vlog. Siamo a luglio, ancora manca un po', però ci stiamo avvicinando al fatto che usciranno PlayStation 4 e Xbox One. Adesso la domanda non è quella più scontata, cioè cosa comprerete, Xbox One o PS4? Ma una cosa che mi è venuta in mente, nuova console, per quanto vabbè, nuova console seguito di quelle precedenti, dove sono stati già annunciati sia dei seguiti di console, perdonatemi, di serie che comunque stanno andando avanti, come Kingdom Hearts 3, il nuovo Final Fantasy, ma a parte questi che sono scontati, poi ci sarà COD, Battlefield, insomma, le solite cose, più nuovi giochi, ad esempio Watch Dogs, che quindi, come dire, sfruttano il fatto che esce la nuova console, così dice, nuova console, nuovo brand, non voglio dire una cazzata, Singularity? No, ce n'era un altro, vabbè, che sembrava molto interessante, comunque non Singularity, mi sa di no, sto dicendo una vaccata. I nomi non me li ricordo, purtroppo non mi ricordo un mezzo nome dei giochi che hanno presentato. C'era Titanfall, una roba con i giganti, vabbè, comunque, nuove serie. E la domanda è, secondo voi, il fatto di, come dire, presentare sul mercato una nuova console, che quindi ti dà, a parte proprio il fatto di lavorare con una macchina diversa, però anche tante altre piccole cose che cambiano i giochi, ad esempio l'integrazione social, soprattutto credo della PS4, il nuovo Kinect dell'Xbox One, che vabbè, qualcuno non ha mai potuto soffrire manco il primo, io ma neanche ce l'ho, però so che è abbastanza odiato, quindi però adesso c'è questo nuovo, quindi in qualche modo lo useranno, si saranno resi conto che il primo funzionava sì e no, quindi l'avranno migliorato, sì, speriamo di sì. Insomma, con la nuova console, quando ne esce una nuova, è meglio che le serie proseguano, cioè non è meglio che le serie proseguano, ma è più utile puntare su brand nuovi capaci di sfruttare le caratteristiche nuove, le idee nuove della console che esce, oppure meglio rimanere su brand già affermati ma che inevitabilmente subiranno dei cambiamenti, perché ripeto, sono piccole cose, però anche il fatto che ok, c'è il Kinect fisso sulla nuova Xbox, oppure che il controller della PlayStation 4 avrà quel touchpad simile, credo, a quello della PS Vita, però davanti anziché dietro, insomma, comunque, proprio il nuovo controller, e che quindi qualcosa ci dovranno fare, perché averlo per utilizzarlo solo nei menu non mi sembra, insomma, secondo me hanno già pensato a come metterlo nei giochi. Però, anche se sono piccole cose, c'è un passaggio comunque dalla vecchia, da quello che era la serie precedentemente. Io penso a Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts si è saltato una generazione di console, perché su PlayStation 3 non è mai sbarcato, se non, vabbè, adesso uscirà il coso, il remix in HD, vabbè. Però è quello vecchio. Quindi, un gioco che è iniziato nel 2002, una serie, che è sempre rimasta su quei motori grafici, su certe console, già quando era su Nintendo 3DS e DS, col fatto del pennino con i mostri ciattoli collezionabili, già magari qualcuno faceva storcere il naso. Figuriamoci ora che viene fuori un gioco della serie principale, quindi 1 e 2, su PS2, e il 3 sulla PlayStation 4, che saltano totalmente una generazione, qualche cambiamento c'è per forza. Quindi
A parte che io sono contentissimo che esca Kingdom Hearts 3, però cosa è meglio fare secondo voi? Puntare su brand vecchi, magari brand che hanno dei forti canoni, perché chiaramente FIFA o COD è normale che vanno al pari passo con la console, non c'è neanche bisogno di dirlo. Oppure puntare, è meglio puntare su brand nuovi, tipo Watch Dogs, che comunque deve uscire anche per quelle di generazioni vecchie. Mi fa brutto dire che questa è la generazione vecchia ormai di videogiochi, però anche se esce su quelle vecchie è uno diciamo, dei punti di forza del lancio delle console nuove, perché se io prenderò la PS4, sì, perché la Microsoft la lascio stare a sto giro, torno da Sony, prendo Watch Dogs, quindi, e tanti altri che ho sentito fanno come me, quindi insomma, è la classica killer application. E niente, la domanda è questa qui, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, se è meglio, ripeto, puntare su nuovi brand, visto che esce una nuova console, o sì, qualche gioco nuovo va bene, ma per adesso continuiamo quello che c'era prima. Anziché prima puntare sul nuovo e poi, una volta sperimentata bene la potenzialità della nuova generazione, riprendere i brand vecchi. Cosa è meglio? Ai posteri, l'ardua sentenza. Per ora vi saluto, ci si vede al prossimo video che credo sarà un gameplay e poi ci sarà il video 60 dove ci sarà la spiegazione del nome del canale, perché Radori 7. Detto questo vi saluto. Alla prossima!